Capitolo 16, ragazzi, dove sono? E adesso scopriremo dove è finito il nostro Nathan Drake. Qua non si possono usare armi, ovviamente. Però, oh, posto bellissimo, eh. Questo è Far Cry. Ok, ti seguo. Orientati. Se io rivedo giochi in altri videogiochi, scusate. Videogiochi in altri videogiochi, ma vabbè. Mi scusi. Che c'è? Ora spunta Pagan Min da un angolino. Se sapete, eh. Oh, però è carinissimo, eh. Fatto bene. Ma bene, bene. Ah, posso. Non lo posso picchiare. Posso picchiare la bambina? No, ok. È contro la violenza sui minori sto gioco. Peccato. Bene, siamo qui per... Illuminaci. Mi immagino già quando interverranno le truppe di quell'altro coglione. Tutto sto ben di Dio. Salve. Messo sotto sopra. Io già me lo immagino. Vabbè, avrà una fine sta città per forza. Minchia, un bisonte. Madonna. In realtà è un po' un bisonte, un mucco, un toro con la testa di ragno, perché è così pelosa. Comunque, proprio quando pensavo di aver toccato il fondo. Elena. Oh, grazie a Dio stai bene. Scusa, non... A posto. Elena, dimmi che tu sai cosa sta succedendo. Da quanto tempo mi trovo qui? Soltanto da qualche giorno. Ho seguito i binari fino all'incidente. Ma che diavolo è successo? Ma avevi ragione, Suclo. Non è che avesse una gran voglia di essere salvata, dopo tutto. Ed è stata no. lei? No, è a Flynn che devo questo. Chef Gudesha. Yaya, Nyagose son. Abbiamo un interprete, vedi che è utile a qualcosa lei. Il nostro misterioso ospite è sveglio. Nate, lui... Ma è Mac, lui. Come si sente? Entra, non penso proprio. Raga, è lui. Prego. Si sieda. Sembra che io e lei abbiamo molto in comune, Mr. Drake. Ah, davvero? Sì. 70 anni fa, arrivai qui come lei. Portato nel villaggio mezzo morto. L'unico vivo della mia compagnia. Mi assoldarono per guidare una spedizione in Tibet e trovare la via per Shambhala. Ma ciò che volevano era la pietra Cintamani. Allora, amico, questo dove l'ha trovato? Borneo. Perché? È la chiave per Shambhala. È il solo oggetto di cui il suo nemico ha disperatamente bisogno, anche se ancora non lo sa. Quindi non glielo devi dare nemmeno morto. Guardi, le sono grato per ciò che ha fatto per me. Sul serio, ma ho chiuso adesso. Così l'hanno sconfitta, eh? Quindi se ne torna a casa e ciao. Beh no, è finita? Già, è così. E se fosse appena iniziata? Dove l'hai trovato questa? Mi creda, giovane. Il suo ego tornerà forte. È fortunato essere vivo. Lo so, me lo dicono tutti che sono fortunato. Ma la verità è che tutto ciò che tocco va a puttane. Nate. No, Elena, ho chiuso. Mi sono stancato di fare l'eroe. Il suo avversario non cederà così facilmente. Non si fermerà finché non avrà tra le mani ciò che desidera. Ah sì? Beh, se ne ha il potere. È proprio una questione di potere.
Alcuni dei più terribili despoti della storia possedevano solo un frammento della pietra Cintamani. Uomini come Tamerlano, Gengis Khan. Se una piccola scheggia è in grado di dare tanto potere, cosa potrebbe diventare chi possiede l'intera pietra? Dio in persona. Pazzesco. È proprio questo quello che... Ci ha ripensato, pazzesco. C'è fuori di testa, sta dando la caccia a un mito. E se non lo fosse? Elena, dai. No, voglio dire, e se fosse vero? Lo sappiamo di che cosa è capace. Comprendo i suoi dubbi. Lei vuole una prova. Qualcosa che possa vedere con i suoi occhi. Tenzin, con Ganyan Salace Kukure. Trovi i resti della... Cutscene così belle in Uncharted 1 non c'erano, ragazzi. Dispiace dirlo, ma non c'erano. Show. Nienyam de show. Show. Lui dice solo show. Tipo i venditori sulla spiaggia ambulante dicono una sola parola. Però vendono. Però ce la fanno lo stesso nel loro intento. Che poi non so neanche se sia loro, però vabbè. Scommetto che non lo parli l'inglese, vero amico? È Monte Everest quello. E qua siamo in una sorta di Tomb Raider. È proprio cambiato genere. Wow. Sembra invitante. Che cosa dice? Ma perché chiedo? L'orso. I indovinelli non sono il mio forte. Ammazza. Tenzin! Ma che senso ha? Capitolo 17. Alpinismo. Beh dai, capitolo 16, diciamo, di passaggio, corto. Bene così.